La 51esima meditazione. Quando, venuta la sera del suo transito, ecco venire al glorioso figliolo con moltitudine di angeli e spiriti beati, pensa che Gaudio ebbe Maria quando parlò con suo figlio e con canti e dolci melodie fu da lui assunta sopra i quattro elementi e sopra i sette pianeti, e quando, continuando la sua felicissima assunzione, fu elevata sopra il cielo stellato e sopra il cielo cristallino e pervenne al cielo empireo, oh, quanta letizia avea Maria. La 54esima meditazione, quando pervenne al coro degli angeli e quando contempla tutti gli santi angeli e altri santi che erano in quello coro ordinatamente inclinarsi a Maria con dolce melodia, e quando fu assunta sopra il coro degli arcangeli, i quali cantando dicevano: prospero, procede e regna. E quando fu assunta sopra il coro degli principati con gloria grande. E quando fu assunta sopra il coro delle potestate, tutti laudandola dicendo: ascende superius. E quando fu assunta sopra il coro delle virtude,
Questi spiriti beati avanzano in bellezza e in gloria tutti di sopraditti. E quando fu assunta sopra il coro della dominazione, ebbe questa Vergine Santa letizia meravigliosa. E quando fu assunta sopra il coro degli santi troni, questi con molti soni e canti ad alta voce dicevano: Vergine Santa, prospere, procede e regna. Thank you.
la 61ª meditazione, quando fu assunta sopra il coro degli cherubini, di quali, desiderando fosse loro Madonna, dato il degno loco, tutti ad una voce cantando, ascende, prospera e tremi. E quando fu assunta sopra il coro degli serafini, tutti ardenti di carità e amore del Dio, quanta allegrezza ebbe Maria quando, entrando in quello supremo coro, vide tanta moltitudine di spiriti beati cantando «Ascende, Mater Digna!». E quando questa gloriosa regina, trapassando tutti i 9 cori degli angeli, fu esaltata sopra tutti e fu posta in una regale sedia e ad una tutti cantando «Pone Domine, in capite Eius, corona de lapide preziosi». Thank you.
anima divota di Maria, contempla e vide la stare umile e reverente nel cospetto di Dio, e vidi il suo figliuolo santissimo, tutto festivo, gli pone in capo una imperiale corona d'oro finissimo, dei gigli e de molte nobili pietre preziose e vari lavoreri ornata, formata con tre distanti circoli l'uno sopra l'altro. Nel primo circolo erano scolpite le quattro virtù cardinali, cioè giustizia, prudenza, fortezza e temperanza, per le quali spazi divisa l'una dall'altra, le quali riluceano meravigliosamente. Nel secondo circolo, più alto che il primo, erano de gentile lavorero scolpite quelle tre virtù, cioè obbedienza, povertà e virginità, le quali mirabilmente riluceano in quella regale corona. Nel terzo e supremo circolo di questa corona scolpiti erano con mirabile ornato le tre virtù teologiche, cioè fede, speranza e carità, divise l'una dall'altra per pari spazi. Nella suprema parte di questa corona era un mirabile gioiello di belle varie pietre preziose ornato, tra le quali principalmente scolpita era la virtù della santa umilità, la quale col suo grande splendore illustrava e decorava quella corona per modo che era uno stupore.